Ciao, oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft. E quest'oggi abbiamo un peso in mano, perché quest'oggi, in base a quanti livelli faremo, il nostro peso su Minecraft cambierà. Quindi già vedete che ci stiamo allenando con questo manubrio bellissimo che ho creato. Anche se in realtà non ci servirà, perché oggi non mi sembri molto forte. Comunque dicevo che oggi non ci servirà questo manubrio, perché per salire di livello dovremmo ottenere più esperienza possibile. Ma non è un mondo normale, perché ogni cosa all'interno di questo mondo ci darà esperienza. Letteralmente ogni cosa. Anche uccidendoti? Uccidendomi, no, però craftare cose, piazzare cose, rompere cose, ogni cosa dà esperienza. Io direi di non perdere tempo e di cliccare subito start, perché abbiamo letteralmente 20 minuti. Guarda che pizzino che siamo. Allora, teoricamente, ogni 32 blocchi spaccati dovrebbe darci dell'esperienza. Vediamo se funziona questa. Oh, sì, funziona. Funziona davvero. Però non è la cosa più OP, perché ovviamente l'esperienza che gli dà spaccando i blocchi non è così tanta. Il peso aumentato, Nico. Il tuo peso di già? Ancora il mio no. Ora sì, ora aumentate anche il mio. Dicevo che in realtà questa non è la cosa che dà più esperienze, perché il Qual, se ci pensi, spaccandolo te ne dà di più. Però è un buon ripiego, perché comunque non facendo niente puoi fare anche questo. Ovviamente Locolokis, non devi spaccare erba tutto il video. Facendo squid. Ecco, molto bravo. No, perché chiarisco, perché capisco che l'individuo sia particolare. Sto uccidendo animali, sono a livello 3 io. Io sto andando a uccidere un vacallo, però il vacallo non credo che mi dia tanta esperienza. Non è vero, signor vacallo? Signor vacallo? Un mob spawner ci serve. Sì, vabbè, questo vuol mob spawner. Abbiamo capito. Oh, villaggio. Devo uccidere l'Ender Dragon. Sì, l'Ender Dragon. Sai che effettivamente, se tu facessi una speedrun e riuscissi a finirla in 20 minuti, perché il tempo che abbiamo è 20 minuti, quello che vedi sopra, potresti fare qualcosa di interessante. Perché i livelli di Ender Dragon sono tipo 50? Qualcosa del genere, 45? Allora, io sono a livello 3, ok, sei di uno più avanti di me, va bene. Li puoi vedere in tab i livelli, se non te l'ho detto questa cosa, effettivamente. C'è una pozza di lava, si potrebbe andare nel Nether, però... Dove sei? Vengo da te. Vicino al villaggio c'è una pozza di lava. Dove era il villaggio? Non mi ricordo. Il villaggio era dritto allo spawn, tipo... Qual, anche Qual. Interessante questo Qual. Molto interessante. Molto bello. Ma non dai, perché dà così poca esperienza questo Qual? Ma tu sei a livello 4, ma sei scarsissimo, Nico. Non è che tu sia... Sei! Dico, dove sei? Sei un nano? Ciao, nano, Nico. Ti fai che ho voluto... Vai via! Ma lasciami stare! È di mia proprietà questo oro. Sono più forte se... Non lo so questa cosa, io non vorrei neanche testarla, sinceramente, dato che non ho cibo. Io avrei bisogno di qualcosa che mi dia esperienza. Vabbè, spacco i blocchi. Alla fine sì. Ho succedendo un iron golem mio. Dov'è? Non c'è. Dov'è? Non c'è? Ti ho visto, aiuto! Muori! Mannaggia, Teo! Godo, muori te! Allora, non c'è più l'Iron Golem, questo è un problema. È un bel problema, ma non è un problema irrisolvibile. Perché quello fischietta mi spaventa, sinceramente. Diamanti? Perché ho trovato dei diamanti? Cosa posso farci con dei diamanti? Hai visto i miei livelli, Nico? No, non li ho visti. Cosa hanno i tuoi livelli? Guardali. Livello 10? Cosa hai iniziato a fare? Scusami. Cosa, io crafto queste cose. Non potrei mai capire. Dai, ho bisogno di... Ma se io crafto... Oh mio Dio! Ho capito cosa hai craftato. Le forbici. Hai fatto le cesoie, hai fatto un sacco di ferro. Effettivamente è una buona tecnica. Però anche facendo questa cosa qua, in teoria mi fa fare un po' di livelli. Un po' pochi, eh. I diamanti, ovviamente, scavandoli ti danno un sacco di livelli. Ovviamente se vai a fare gli achievement, quelli che ti danno livelli te ne danno il doppio, tipo. Quindi tipo... Quelli viola, tipo il ghast, tipo... Cosa sei, un achievement viola? Boh, non me lo ricordo. Ho bisogno del nether. Una zappa in nederite anche. Quelle ti danno molto XP. È difficilissimo. Io ho già due diamanti, mi servirebbero solo... O anche tre di oro, mi servono solo delle nederite. Solo. Solo, facile dire solo, Vabbè, quasi solo. Io sono velocissimo. C'è il... c'è quello, Nico? Cos'è quello tradotto in italiano? Non c'è l'autosmelt. L'autosmelt no, te lo devi smeltare da solo. Ma sei un infame assoluto te. Allora io ti sto piano piano recuperando. Ho fatto un sacco di livelli, non so come. In realtà lo so come, perché più saliamo di livello più ne guadagniamo facendo qualsiasi cosa. E quindi per esempio vorrei arrivare a un bel livello. Oh là, sono al tuo stesso livello. Molto bene. Molto bene. Ho fatto un po' la capretta. Hai fatto la? La capretta. Hai fatto la cacca? Ma perché ogni cosa deve fare la cacca? Ho detto la capretta. Cosa fanno le capre? Brucano. Oltre a brucano anche. Dov'è il ferro? Oh, sto per morire. No. Capretta.
non lo so. Corri e scappa come una capra. Corri e salta dietro il pallone finché Nico morirà. Lalala. Mannaggia lui, va bene, abbiamo un pezzo di ferro almeno. Abbiamo un pezzo di ferro che può servire se accoppiato con un altro pezzo di ferro. Effettivamente io scappavo da te, ma tu sei a livello 16, quindi sei più veloce. Questa cosa non l'avevo tenuta in considerazione. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Ma non funziona shift. Questa cosa non la sapevi? Effettivamente è un po' difficile usare lo shift quando diventi molto veloce. Io ti ho rubato del ferro per farmi delle cesoie comunque, giusto per fare un pochettino di XP anche io in questo modo. Spero che per te non sia un problema, in caso risolvitelo. Sinceramente non mi interessa. Ma quante XP danno le foglie, scusami? Tanta. E l'ho appena... Dai, Nico, stai esagerando. Ci ho preso gusto. Ma perché ora arriverò a livello... sono finito le cesoie, va bene. Sono finite le cesoie. Salve. Hai fatto il portale? Ma non adesso. Hai piazzato mezzo blocco di portale. Vabbè, io intanto scavo un po' di blocchi. Sto facendo un attimo. Sì sì, no, tranquillo, collaboriamo. Io penso che tu stia facendo la cosa giusta. Se piazzassi i blocchi così, vediamo se mi dà dell'XP. Eh sì, che dà l'XP. Ma io sono il Nether. A me non interessa. Io invece sto facendo XP piazzando foglie. È il mio sogno questo. Ma guarda che bello che ogni cosa ti dà XP. Hai fatto il portale a fianco a me, letteralmente. Cioè, hai sprecato tempo e posso entrare anche nel tuo stesso portale. Sì, se riuscissi a entrarci. Ok, sono entrato anche io. Devo colpire un ghast. Devo rispedirgli la mia palla di fuoco. Intanto che cammino però piazzerò delle foglie per ottenere più esperienza. Vedi ghast? Mannaggia che spawn brutto, potevi farlo da un'altra parte del portale comunque. L'unica postella che c'era, scusa. No, ce n'era un'altra vicino al villaggio, te l'ho detto prima. Allora, scaliamo questa montagna. Io ho anche l'armatura. Ma pochissime cose, ma dai. Vediamo il gold, quanto... Guarda. Ah, qua c'è il quarzo, vediamo. La. Ma perché ormai siamo a livelli alti. Ormai siamo a livelli molto... Terrible Fortress. In che senso ha Terrible Fortress? Dov'è lo spawner? Io ti consiglio di piazzare blocchi mentre cammini, è una cosa davvero OP, Oh, il tuo peso è aumentato. Allora, un gastino ci spawna in questa zona. Chiediamo gentilmente... È morto? C'è stato un piccolo problema, un piccolo misunderstanding. Diciamo che... mi spara! E colpiscilo, fai un sacco di XP se lo colpisci. Il fatto è che quando diventi così grande e così veloce diventa anche tutto più difficile il gioco. È molto interessante. Perché per esempio la palla di fuoco diventa il triplo più grande quando colpisco. Oh sì! L'hai colpito, quanti livelli hai fatto? Pochissimi. Davvero? Quindi non ti trovo neanche nel Nether. Dove sono finito era da questa parte, vero? Io vorrei un gastito. Un gastito anche io non sarebbe una malacosita. Gastutito. Dove l'hai trovato il gastito? Stava volando in giro per il mondo. Ma vicino alla fortezza? Sì, vicino alla fortezza. Aia! Ma questo è un blaze, questo non è un gas. E dai! Allora, mi serve una pianura del Nether. Una pianura del Nether perché nel pianura del la Nether... La pianura del Nether? Sì, 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 è lì che spawnano i gasti. Non c'è mezzo gas. Io mi sa che... Missione... come si dice? Missione annullata. Missione annullata, mi sa. Missione abortita. Missione abortita. Non c'è più. Non c'è. Torno a casa. Nico, io ho fatto. Non tornare nell'overworld. Perché non tornare nell'overworld? Un labirinto. Cosa vuol dire hai fatto? Ah, di foglie. Ma sì, sì. Easy. Sono a livello 35. Sì, sono un pazzo. Sono un folle. Tu hai altre cesoie? No, le ho finite. Ok, questa cosa è molto buona. È molto buona. Però. La panna del ferro. Ah, vuole rigiocare di nuovo con nella sezione cesoie. Invece facessi una... sì, facessi una cosa così. Ho un doppio earning, no? Doppio earning? Cos'è il doppio earning? Un doppio guadagno. Perché effettivamente c'è sia questo earning. Che questo. Non so se è più conveniente stare qua, sinceramente, o tornare nell'overworld. È cos'è una... Ehi, la netherrack è molto facile da spaccare. Nel quanto caso non lo sapessi. Quanto le foglie? Conti le foglie? Quanto le è facile spaccare quanto le foglie? No, beh, ovviamente non quanto le foglie con le cesoie, però è comunque un piccolo interessante. Però non credo che sia a livello delle cesoie. Ma te piccolo un diamante? Tu che vi diamanti? Ne ho due, purtroppo, ne ho soltanto Fatti due. Ma la zappa? Ma la zappa... zappi la terra? Oddio, sai che non lo so, lo vengo a provare. Zappa la terra, zappa anche la terra adesso, Nico. Dov'è il portale? Sono geniale. Dov'è il portale? Sono geniale. Non sei geniale, sei un sei un cinghiale. Ora sono uscito. Eccomi qua. La zappa funziona? L'hai già provata? Non l'ho ancora provata, no. Sono bloccato qua, mannaggia te. Ok, non ho legna. Non ho legna, molto bene. Oh mio Dio, quanto sei grande. Ciao. Come va la tua vita?
Bene, molto bene, Nico. Sì, no, sì, anche la mia, effettivamente. Zappa in diamante, eccola qua. Allora, vediamo se funziona anche sta cosa qua. Sì, però... funziona. Funziona a zappare? Sì. Vediamo. Non mi ha fatto ancora il livello. Dai, zappa veloce. Oddio, è vero che funziona. Mazzo, davvero tutto. Allora, aspetta, però. Ci sarebbe una cosa da provare. Se io facessi una cosa così, no? Io chiedo, magari non funziona. Hai fatto una doppia zappa a doppia mano? No. Sempre esagerato, Nico. Puoi andare lontano dal mio punto di spawn? Mi sa che non funziona. No, non funziona. Vabbè, era un'idea geniale, però. Era un'idea interessante. No, era un'idea davvero figa. Perché tu, capito, facevi sia il prendere che il piazzare. Quindi sia prendere che piazzare i blocchi insieme. Ed era una cosa carina. Ma quante foglie hai piazzato? Ma quante ne avevi? Mi vedi che sono... ho tipo 7 stack di foglie adesso. Ma non è troppo? No. È un po' troppo. Abbiamo detto non solo foglie. Tu hai detto non far solo le foglie. È una parola uscita dalla tua bocca. Infatti, ho iniziato a zappare. Ho iniziato a piazzare e rompere oggetti. Se facessi così, dimmi che funziona. Stai piantando cose. No, non funziona, non ci posso credere. Funziona? No, non funziona. Sarebbe stato più anche questo, perché contava sia spaccare che piazzare. Sto rompendo cose. Cioè, rompo i girasoli adesso. Rompi anche le scatole, se può interessarti questa informazione. Io rompo i girasoli, poi faccio il colorante giallo e faccio più esperienza. Ma le foglie, tutte quelle cose lì, le hai finite? No, ho ancora 7 stack. Ah. Mi sto spaccando letteralmente le mani. Il mio ditino, poverino. Ok, livello 48, poverino, piano piano ti sto recuperando. Piano piano ti sto recuperando. Eh sì, insomma. Insomma, ti sto recuperando, per modo di dire. Tac 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 tac. Più tac, avanti, tac. Più difficile farmare i livelli. Grazie Graziella. Grazie Graziella. Prego. Niente, devo fare le cesoie con quel grazie di ferro. Graziella, prego. A chi? Prego Patrizio. Patrizio. No, figli Giovanni. Di me. Giovanni, cosa? Non capisce le meme, lo collochi, sei incredibile. Di me? È incredibile che non capisce le meme. Patrizio, ti fidi di me? Non la conosco sta meme. Niente, nei commenti se qualcuno capisce questa meme, per favore capitela, perché davvero io sciocco basito. Sto finendo le foglie, mio Dio, non va bene. Ma ancora stai piazzando foglie, ma basta! È incredibile! Quante cesoie ti sei fatto? Forse 4-5 prima. Ma io ne ho fatta solo una! Dico, sei gigantesco, sai? Ma ti fai cavoli tuoi? Ti fai cavoli tuoi e mi fai farmare? Tu ti sei fatto le foglie e io mi faccio i semini. I semini sono la mia comfort zone. Allora, lo stupid zone. Tanto è finito il tempo, ho perso. Porca miseria. Non puoi fare i semini tu. Non sto facendo semini, infatti. Questa tecnica è rinnegata a solo una persona meritevole. Non una persona che fa le foglie. Oh, le foglie sono le acerrime nemiche dei semini. Le foglie distruggono le piantagioni. I semini le fanno crescere. La cosa più dolce non è piazzare foglie, ma è rompere le cose, ti avviso. Ma io in teoria piazzando semini li piazzo e li rompo. Dovrebbe essere sia piazzato che rotto. C'è un campo di girasoli qua gigantesco che sto farmando a manetta. Ma io ti ho quasi raggiunto facendo questa cosa di semini, Ma il tempo è finito, Nico. No, ancora no. Quando scompare la boss bar è finito. Quindi ancora posso recuperarti un pochino. Mamma mia, mi spacca. È sparita boss bar, Nico. 64 livelli, sono tutto bravissimo. Uno stack di livelli ho fatto. Mettiti a fianco a me. Sono più alto. Nano. In fondo. Dov'è il manuale? Arrivo subito. Guarda che bel mondo che abbiamo creato. Ho creato io questo, ti piace? È molto carino. Dov'è che era lo spawn? Di qua, seguimi. Di qua, ecco, dritto a te. Non qua, è qua. Qua. Ah, sì. Qui. No, perché quello che volevo fare io è un po' esercitarmi. Stai diventando enorme, Nico. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti. E felice anno nuovo. Mamma mia, ho sollevato 100 kg oggi. Sono stanco. Mi respingi?